Bentrovati a tutti i telespettatori di Telenicosia, queste le notizie flash provinciali di martedì 27 maggio, curate dalla nostra redazione. Nicosia, elezioni europee, vince l'astensionismo con poco più del 26% di votanti in città, il PD, partito e il PD con il 40% dei consensi. Tonfo di Forza Italia e regressione anche del Movimento 5 Stelle, la più votata Nicosia è l'ennese Tiziana Arena del PD con 346 preferenze. Provincia di Enna, il dato delle elezioni europee sostanzialmente rispecchia il dato nazionale, il PD al 42,6%, mentre il Movimento 5 Stelle si attesta al 22,1%. Forza Italia scende al 18%, bene rispetto al dato nazionale il nuovo centrodestra che raggiunge l'8,32%. La percentuale di votanti è tra le più basse d'Italia, 38,6. Pietra Persia, processo con rito abbreviato per una donna 66enne e per i suoi tre figli accusati di essersi resi responsabili di tentato omicidio nei confronti di due persone, padre e figlio, che sono residenti in Francia ma che si trovano per un periodo di tempo di vacanze a Pietra Persia. La vicenda nasce nel momento in cui un bambino correva con il monopattino lungo la strada dove abitavano gli accusati. La signora aveva rimproverato il ragazzino dicendogli che il marito stava molto male e che quindi lo invitava a desistere dal suo gioco. Pare che successivamente la signora abbia invitato i figli ad una spedizione punitiva andando ad aggredire il nonno e padre del bambino. C'è stata una violenta lite ed il nonno nella colluttazione riportò la frattura del braccio. Il questore di Enna, dottor Ferdinando Guarino, ha adottato il divieto di accesso per il periodo di 3 anni in tutti i luoghi dove si svolgono competizioni calcistiche della società ASD San Gregorio, nonché in tutti gli stadi o altri impianti sportivi in occasione di eventi calcistici riguardanti i campionati della Lega Nazionale dilettanti, con contestuale obbligo di comparire presso il comando stazione dei Carabinieri di San Giovanni la punta al 30° del primo tempo e del secondo tempo di tutti gli incontri ovunque disputati dalla squadra di calcio ASD San Gregorio nei confronti di un 17enne a seguito di gravi episodi di violenza verificatisi a Enna nel corso di una partita di calcio tra le squadre del Città di Enna e San Gregorio, valevole per i playoff del campionato regionale allievi. Enna è stata organizzata per il 4 giugno a Palermo la manifestazione dei fruitori dei cantieri di servizio della provincia di Enna per protestare contro le difficoltà di conferma sul loro futuro. Incontreranno il presidente della regione Rosario Crocetta per cercare di capire quale sarà il loro destino. Nell'intenzione degli organizzatori si prevede una manifestazione imponente perché in gioco c'è il futuro di oltre 1000 famiglie che senza questo impiego rischierebbero il baratro. Con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere alla redazione @telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.